Proseguiamo a questo punto con la storia principale. E penso che sia l'ultima missione della sequenza. Penso. Volpe, come va a Roma? Molto bene, Ezio. L'esercito francese e quello del Papa sono allo sbando. È quasi l'ora, dunque. Raduna gli assassini. E porta Claudia. Ora? No, domani. Discorso commovente. La saggezza del nostro credo sta in queste parole. Agiamo nel buio per servire la luce. Siamo assassini. Claudia, noi dedichiamo la vita a proteggere la libertà degli uomini. Mario, nostro padre e nostro fratello, un tempo sedevano intorno a questo fuoco, contrastando le tenebre. Ora, offro a te lo stesso onore. Unisciti a noi. Praticamente vengono un po' replicate le missioni di Assassin's Creed 1 e 2. Alcune parti riprese. Qua viene tatuato il dito esattamente come in Bisogna sapere aspettare in Assassin's Creed 2. Ma ci sta, Io e te non la vediamo allo stesso modo su molte questioni. Niccolò! Ma sei proprio ciò di cui l'ordine aveva bisogno. Hai guidato l'attacco contro i Templari e ricostruito la confraternita. Ora dobbiamo dare a Ezio ciò che gli spetta. La guida dell'ordine degli assassini. Con quanto rodimento di culo l'ha detto? Tantissimo. Ezio Auditore da Firenze. A partire da ora sei il mentore. Custode dell'ordine e dei nostri segreti. Laddove altri seguono ciecamente la verità, tu ricorda. Nulla è tutto illecito. Laddove altri sono limitati dalla morale e dalle leggi, ricorda. Tutto è lecito. Sì, però so prima. Perché questo cambio d'idea? Ti ho sempre aiutato, invece. Sono stato io a portarti a Roma. Io ho causato l'esplosione che ti ha fatto fuggire dal castello. E chi credi che abbia inviato i mercenari a proteggerti al Colosseo? Solo non lo sapevi? Maestro Machiavelli! Cesare è tornato a Roma da solo. Si dirige verso Castel Sant'Angelo. Grazie. Allora? La decisione è tua, non mia. Niccolò, non smettere mai di dirmi come la pensi. Potrei mai ignorare l'opinione del mio consigliere più fidato? Hanno già fatto pace. Uccidili, mentore. Finisci la tua opera. Ottimo consiglio. Un giorno scriverò un libro su di te. In quel caso, fallo breve. Finisce qua, ragazzi. Ascensione. Andiamo verso la nuova sequenza, ragazzi. E penso che sia anche l'ultima, penultima o ultima, insomma. Giù di lì. Sequenza 8. I Borgia. E adesso sblocchiamo il Vaticano, per forza. Nuovo oggetto sbloccato presso i mercanti d'arte. Bello. Potreste far male a qualcuno. Vediamo cosa ci stanno per dare. Ma cosa allora? Ma vaffanculo. Comunque, il prossimo ricordo è al Vaticano.
Che palle, mi tocca andarci così. Così poi faremo anche l'ultima tomba dell'assassino. Cosa very important. Certo, non potevano anche mettere una barchetta qui, eh? Di stronzi. Eccola. Vedete che insultare il gioco funziona? Oh, che bello, possiamo sbarcare lì, perfetto. È necessario, vero? Sarà permesso? E va bene. Adesso hanno aperto sti stronzi, eh? Requiem. Non farti individuare. Via. Arrampicati sui bastioni. Allora. Balesta 18 colpi, perfetto. Perfetto. Già uno fuori. Medicina e proiettili. Ok. Dove vado? Di qua. Che palle. Va bene, faccio così. Buono. Mali estremi, estremi rimedi. Darti da balestra e proseguiamo. Proseguiamo così. A posto. Mi ridai il dardo? Molto gentilmente. Non me lo ridà, però va bene. C'è quel gruppetto laggiù che... questo tipo mi piace poco poco, allora faccio così. Bravi. Finito il lavoro? Grazie, molto gentili. Avete qualcosa da darmi? Magari? 16 fiorini, pugnali al massimo. Vabbè, dai. Hanno tutto. E per ora non ci hanno individuato. Ah, Cesare Borgia che manco si è accorto del cadavere, fate voi. Voglio vedere il Papa. Sua Santità vi attende nelle sue stanze in cima al castello. Togliti dai piedi.
Trova la porta segreta. Ok, piano piano, con calma, risolviamo tutto. Qua brulica di guardie proprio. Allora, intanto balestra. Lui è un possibile candidato a essere ucciso. E infatti è così. Lui un altro. Bello. Si mette a cercare per terra. Bellissimo. Fantascientifico, raga. Qua, in questo lato di castello, sono tutti finiti. 36 fiorini. Gancialo, gancialo. Che culo in tempo proprio. Tutto calcolato. Tutto fottutamente calcolato. Ok, la porta segreta è quella, quindi volendo basterebbe fare questo. No, invece no, perché... No, c'è il filo spinato. Insomma, le barriere, chiamatele come volete. Lì giù c'è lui. Saluti a voi. Ok. All'attacco. Ecco l'assassino! Uccidetelo! Non è proprio lui l'assassino, però ok. Dai, su, fatevi valere. Che bello avere gli adepti, raga. Ok, devo mandarvi qualcun altro sicuro. Ho usato tutti gli assassini, che palle. Bene. La sua morte era necessaria, amica del mio, vero? Ok, ok, ok. Culo. Culissimo. Culissimo, raga. Preso. Sto facendo una fatica immane, ragazzi. Ma grossa, eh. Stanno per tornare gli adepti. E allora scendiamo. Ok, non m'ha visto, che culo. Che culo. Iperculo. Però vorrei tanto capire dov'è. Questo è il problema. Ok, perfetto. Senza pensieri, la tua vita sarà. Chi vorrà vivrà in libertà. E allora, senza farsi individuare, saliamo a Castel Sant'Angelo. Pulitissimo così, pulitissimo. Trova il modo di entrare nella sala da pranzo al piano superiore. Sempre senza farsi individuare e soprattutto senza adepti assassini adesso. Eccola la super fregatura, raga. Avevo ordinato una scorta di cantarella ieri sera.
Mi spiace molto, mia signora, ma... l'ha presa tutta sua santità. Dov'è il Papa? Ha un incontro col Duca. Strano. Col Duce. No! Aveva detto che Cesare fosse tornato. Non si dice. Quella donna mi crea un sacco di problemi. Perché non sono rimasto alle scuderie? Che bella famigliola che è. Che bel salto anche. Sì, ho capito, Ezio, però tu mi devi dare una mano, che cazzo. Ok, poi. Qua si fa tosto? No, aspetta, forse c'è da fare il giro. Vabbè, dai, è abbastanza easy. Ci sarà di peggio nel futuro, non vi preoccupate. Adesso c'è da riattraversare tutta la sala. Così. E qua poi saltone. E qua andiamo su. Attenzione che percepisco una guardia qua vicino. È lui. Vai giù e muori. Perché ricercato? Vabbè. Allora, donde vamos? Vamos di qua. C'è una guardia che sta camminando là. E muori. Io intanto vedo se c'ha qualche dardo da balestra. Infatti sì, 17. Morto. Tu che intenzioni hai? Sta venendo qua. Si è fermato? Morto. Perfetto. Sta palestra e gli adepti assassini sono tipo la cosa più bella che potesse capitare in questo gioco. Ok. Ancora più su. Ancora più su. Ma chi ti vuole? Quell'altro è un pochino più difficile, sapete. Attenzione. Attenzione. Difficile da prendere questo, eh? Perché io mi devo per forza arrampicare laggiù. E rischio di essere visto. Ok, perfetto così, perfetto così, perfetto così. Lui. Ucciso così. Non è mica finita adesso, c'è ancora roba da fare. Qua posso chiamare gli adepti? No. Devo andare là. Uno di qui e uno di là. Quindi... via.
ragazzi, la balestra, ripeto, è un, il sogno erotico di qualsiasi giocatore di Assassin's Creed che si rispetti. Buono. Non vado a recuperare il dardo. Non c'ho tempo, non c'ho voglia. Eccola qua la finestra. Dopo 2450 anni siamo arrivati. E 6000 fiorini. Momento molto importante adesso. Che sta accadendo? Non capisco cosa intendi. I miei fondi, le mie truppe, spariti! Le difficoltà finanziarie possono colpire anche chi ha un esercito. Intendete darmi del denaro? No, affatto. Allora userò il frutto dell'Eden per avere ciò che voglio. Posso fare a meno del vostro aiuto, non mi serve. Questo mi è abbondantemente chiaro. Sei al corrente del fatto che il barone di Valois è morto? No, l'avete. E perché mai avrei dovuto uccidere? Tramava contro di me insieme al mio brillante capitano generale traditore? Non sono costretto a sopportare tutto ciò. L'hanno ucciso gli assassini. E perché non li avete fermati? E come potevo? Hai deciso tu di attaccare Monteriggioni, non io. Sarebbe ora che ti assumessi la responsabilità delle tue azioni. Dei miei successi, nonostante la costante interferenza di falliti come voi. Cosa? Non andrai da nessuna parte. Ho io il frutto dell'Eden. Fatevi da parte, vecchio. Ti ho dato tutto. Eppure non ti basta mai. Cesare! Ha intenzione di avvelenarti! Se ne accorge quando glielo dice, giustamente. Non volevi sentire ragioni. Padre, non capite. Io ho il pieno controllo di tutto! Se voglio vivere, vivo. Se voglio prendere, prendo. Se voglio che voi moriate, voi morite! Mi fai soffocare una persona con una mela? Frutto dell'Eden! Smettila! So io dov'è! E perché non mi hai detto che l'aveva preso? Cesare, sono io, la tua regina. Tu sei mia sorella, niente di più. Dov'è? Non m'hai mai amata. Dov'è la mela? Dimmelo! Dimmelo! Violenza, stupro. Ma come fai a soffocare uno con una mela?